approccio molto positivo anche perché diciamo, nella mia esperienza professionale ho lavorato tanto al nord, e adesso esserci tornato da prefetto per me è un fatto positivo, che ho accolto con grande soddisfazione. L'incarico da prefetto, ovviamente, sono 28 anni in carriera, conosco il mondo delle prefetture perché ci ho lavorato, ovviamente. Anche al Ministero, il fatto che il mio primo incarico sia a Savona, a me, cioè proprio è una questione, è un fatto che mi ripeto su questo, che mi soddisfa molto perché è la dimensione giusta per iniziare, e in più, come dicevo prima. Il fatto che di vivere anche in una città sul mare e al nord per me è un fatto positivo, ecco, mi ripeto, ma è così. Come anche ho detto nel messaggio che ho mandato ieri, cioè ho inviato il messaggio di saluto alla città, ci sono, è anche sulla base dei dossier che mi sono stati sottoposti in questi giorni, sulla base dei primi incontri con le autorità, del luogo, una prima criticità, diciamo, un primo problema sicuramente molto sentito è quello della crisi di una parte del sistema economico-produttivo, su cui. Con risvolti occupazionali. Sotto questo profilo c'è sicuramente tutta l'intenzione e tutta la disponibilità a interagire con le varie istituzioni per contribuire alla soluzione di questo problema. Un secondo problema, dicevamo, un problema. C'è un sistema di protezione civile, da quello che ho potuto vedere, rodato. Comunque, c'è una situazione di rischio sul territorio, il rischio idrogeologico, c'è d'altra parte un sistema che funziona, vedremo di, come dire, di conoscerlo meglio ed eventualmente di affinarlo. Sono quelle gli incontri che sto tenendo in questi giorni hanno la finalità di conoscere la realtà, di approfondire la coscienza della realtà e poi, vabbè, scusate, solo dopo posso individuare una scaletta di Una priorità. cosa, so, solo una cosa mi sento di sottolineare. C'è stata una precisa e puntuale attuazione del principio dell'accoglienza diffusa. E questo è un fatto positivo perché distribuire sul territorio diciamo, i migranti che comunque la provincia di Savona per quota diciamo, provinciale ha ricevuto vuol dire ridurre l'impatto sociale del fenomeno da un lato e dall'altro consentire ai migranti presenti consentire un minimo di integrazione nel tessuto sociale.